Buonasera, benvenute e benvenuti alla TG6, edizione della sera. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ieri ha confermato il divieto di spostarsi tra una regione e l'altra, anche tra regioni entrambe in zona gialla. Domani è attesa la cabina di regia ministeriale e a partire da domenica gran parte dell'Italia, Abruzzo compreso, potrebbe ritrovarsi in zona arancione. Questo in previsione della terza ondata che sta colpendo il nord dell'Europa e potrebbe presto accanirsi anche sull'Italia. Veniamo ora ai numeri del virus in Abruzzo. Li ascoltiamo nel servizio. Anticipare le restrizioni per evitare la terza ondata. Traspare la linea dura dalle parole del ministro della Salute Roberto Speranza. Obiettivo quello di attenuare l'impennata dei contagi, così come sta accadendo nel nord Europa. Domani è prevista la cabina di regia ministeriale, nella quale potrebbe essere decisa per la prossima settimana la zona arancione per quasi tutta Italia, Abruzzo compreso. Ieri sera intanto è stato firmato un nuovo decreto in cui si conferma il divieto di spostarsi da una regione all'altra, anche tra regioni in zona gialla, salvo che per motivi di salute, lavoro o necessità. Quest'oggi in Abruzzo il 6% dei 4.244 tamponi processati ad aver dato esito positivo per 258 nuovi casi che riguardano persone d'età compresa tra 1 e 97 anni. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 9 nuovi casi, di cui 2 fanno riferimento a morti avvenute nei giorni scorsi e comunicate solo oggi dalle ASL. Gli ultimi decessi riguardano persone d'età compresa tra 69 e 95 anni, 3 in provincia di Chieti, 5 in provincia di Pescara, 1 in provincia dell'Aquila. Il bilancio complessivo dei deceduti è di 1.309. 282 sono invece guariti. Attualmente in Abruzzo sono 11.180 i positivi accertati, meno 36 rispetto a ieri, sottraendo il numero dei guariti e dei deceduti. 453 pazienti, meno 15 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva. 40 con 4 nuovi ricoveri in terapia intensiva, mentre gli altri 10.687, meno 21 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. I numeri del virus in Abruzzo sono forniti dall'assessorato regionale alla sanità. E ora un altro bollettino, quello delle vaccinazioni che proseguono anche nella nostra regione. In Abruzzo sono 557 le vaccinazioni anti-Covid eseguite nella giornata di oggi, fino alle ore 18:30, nei punti di somministrazione individuati dalle ASL. Nel dettaglio, nella ASL Avezzano Sulmona L'Aquila sono state inoculate 204 dosi, nella ASL Lanciano Vasto Chieti 144, nella ASL di Pescara 167, nella ASL di Teramo 42. E a proposito di vaccini, da lunedì sarà possibile prenotare la vaccinazione per l'appunto per gli ultra ottantenni. Vediamo il servizio di Paolo Renzetti. L'Abruzzo è una delle regioni che ha fatto più vaccini anti-Covid nel nostro paese. Tra l'altro, da lunedì prossimo sarà possibile prenotarsi per poter far vaccinare gli over 80. Sì, la nostra regione è tra le prime 6 regioni che ha dato la possibilità ai nostri sanitari di vaccinarsi e abbiamo già messo in atto, consumato il 69% di tutte le dosi consegnate. Quindi un'alta adesione, un'ottima risposta nel mondo della sanità. Sarà importante dai prossimi giorni iniziare a vaccinare le persone più fragili, appunto gli anziani, gli ospiti dell'RSA. Sì, nei prossimi giorni, ossia a partire dal 18 di gennaio, partirà la possibilità di iscriversi alla piattaforma della nostra regione, soprattutto agli over 80, a tutte le persone anziane e alle persone con fragilità. Questo è un elemento che noi abbiamo voluto aggiungere per essere particolarmente vicino alle persone che in questo momento possono correre il rischio di questi contagi. Assessore, domani ci sarà la cabina di regia. Abruzzo si presenta a questo appuntamento con un R con T a 0,89. Ci potrebbe essere il rischio di passare dalla zona gialla alla zona arancione? Allora, dobbiamo innanzitutto pensare da un punto di vista sanitario e quindi avere un RT basso vuol dire che si sta lavorando e si sta portando avanti tutta l'attività di prevenzione. Oggi vorrei sottolineare
sottolinearle che noi riguardo ai posti letto occupati abbiamo solo da un punto di vista di terapie intensive il 21% e la media nazionale è del 30%, e per quanto riguarda l'area medica abbiamo occupato solo il 32% e la media nazionale del 40%. Gli indicatori che noi abbiamo presentato alla cabina di regia sono buoni, diciamo, senz'altro saranno prese in analisi in maniera valida. C'è un elemento che è emerso purtroppo, che ci sono stati dei focolai, come voi sapete, in alcune RSA, in modo particolare in alcune strutture sanitarie, e senz'altro quello è un indicatore che sarà valutato. A proposito di focolai, notizia di questi giorni, di queste ore, anzi quello che sta accadendo, che è accaduto a Pizzoferrato. Lei proprio pochi minuti fa ha avuto un colloquio proprio per esaminare la situazione, insomma, cosa è emerso? Sì, abbiamo da poco terminato l'incontro, il gruppo che abbiamo istituito da parte del Dipartimento, il Comitato Tecnico Scientifico, che si è riunito proprio in base alla relazione che il direttore dell'ARS di Chieti proprio ieri sera ha inviato, e è stato analizzato punti fondamentali per prendere in esame la possibilità di circoscrivere tutti i cittadini di Pizzoferrato, circoscrivere nel senso di dare la possibilità di poter effettuare nel breve tempo possibile uno screening di massa attraverso tamponi molecolari, in modo nei casi positivi mettere in atto subito il tracciamento e poter attraverso uno screening di massa esteso evitare che ci possa essere un ulteriore contagio, un ulteriore focolaio. Quello che purtroppo emerge è un comportamento anomalo, un comportamento non adeguato nel rispettare le norme, perché la causa di questo focolaio è da evidenziare come un momento ludico, un momento di assembramento in determinate situazioni che ha creato questo grosso problema. Quindi colgo l'occasione per riportare ancora una volta l'attenzione e quindi inviare io un messaggio di rispettare tutte quelle regole, perché poi ci lamentiamo di risultati di zone gialle e arancione, ma che spesso e volentieri poi sono determinati dai nostri comportamenti. A proposito di zone, potrebbe esserci la zona rossa, a questo punto potrebbe essere istituita la zona rossa a Pizzoferrato? Verrà istituita una zona di controllo, adesso il sindaco che è l'esponente, diciamo il referente da un punto di vista nostro sanitario, deciderà insieme al presidente Marsiglio. Noi abbiamo inviato quelli che sono, diciamo, i nostri risultati in base a questo confronto, ma soprattutto ecco, quello che io voglio sottolineare è che bisogna evitare al massimo queste situazioni. E continueremo a seguire da vicino anche la situazione di Pizzoferrato, ma ora voltiamo pagina, arriviamo alla cronaca. Sequestro antimafia per 1 milione di euro nei confronti di un noto pregiudicato legato alla 'ndrangheta calabrese, già arrestato nel 2010 a conclusione di una vasta indagine sulle infiltrazioni mafiose in Abruzzo. Alfredo Primante. 3 immobili, 2 società commerciali ed una ditta individuale per un valore complessivo di circa 1 milione di euro. Questo è il patrimonio finito sotto sequestro al termine di un'operazione condotta dal nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Chieti e dal personale della divisione anticrimine della Questura Teatina. Nel mirino delle forze dell'ordine è finito un noto pregiudicato calabrese di 39 anni affiliato alla 'ndrangheta, già arrestato e condannato a 28 anni di reclusione ed attualmente sotto posto ad obbligo di dimora nella provincia di Chieti. I sigilli, finalizzati alla confisca dei beni, sono scattati questa mattina su ordine del Tribunale dell'Aquila e su richiesta della Procura Distrettuale Antimafia, sulla base delle risultanze investigative rispetto all'illecita provenienza delle ricchezze accumulate tra il 2000 e il 2020. Le complesse indagini, infatti, hanno ricostruito i flussi finanziari e gli investimenti negli anni, con beni immobili e società intestate fittiziamente a familiari o
a terze persone. Il 39enne viene definito dagli investigatori un personaggio ad elevato spessore criminale nell'ambito mafioso. Su di lui pendono diversi procedimenti giudiziari e alcune condanne, anche in via definitiva, per reati legati all'associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. Il 39enne calabrese era stato già arrestato nel 2010 nell'ambito di una indagine sulle infiltrazioni della criminalità organizzata in Abruzzo. A Teramo, in Piazza Orsini, un gruppo di ragazzi si era riunito, sono intervenute le forze dell'ordine perché i giovani non indossavano la mascherina. Il tutto si è concluso con un arresto. Tania Bonici Castelli. Trasgressione, violenza e vandalismo. Nel centro storico di Teramo fenomeni del genere sono ormai la norma. Centinaia di giovanissimi si riuniscono dal primo pomeriggio in alcuni punti della città, principalmente Piazza Sant'Anna o Piazza Orsini, e lì, ubriachi o altro, si affrontano, minacciano, distruggono. Un crescendo di violenza che è arrivata al culmine ieri sera proprio davanti alla cattedrale. Intorno alle 19 un assembramento di ragazzi affollava Piazza Orsini. Molti avevano la mascherina abbassata, bevevano alcolici, urlavano forte tra di loro. L'arrivo di una volante della polizia ha innescato attimi di pura follia. Gli agenti hanno inizialmente richiamato due giovani ad indossare la mascherina e a rispettare il distanziamento. In pochi secondi sono stati accerchiati dagli altri ragazzi che hanno iniziato ad insultare e minacciare gli agenti. Qualcuno ha sferrato anche un pugno sulla macchina della volante e la situazione sembrava precipitare in rissa. Sono dovuti intervenire altre due pattuglie. Anche il questore di Teramo si è recato sul posto e un ragazzo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. La questura assicura che stanno lavorando per identificare le altre persone coinvolte attraverso le immagini delle videocamere di sorveglianza della zona. È uno spaccato sociale che sembra quasi essersi aggravato con il lockdown. Secondo l'Istituto Superiore di Sanità, infatti, il Covid ha fatto esplodere le dipendenze e i ragazzi sono a rischio alcolismo. L'aumento di alcol tra i giovanissimi sarebbe aumentato del 200%. Ance L'Aquila ha istituito lo sportello Superbonus 110% per fornire informazioni utili a committenti e imprese associate rispetto al corretto utilizzo dello strumento messo in campo dal governo Conte, che appunto prevede detrazioni per gli interventi di edilizia. Vediamo il servizio. L'Associazione Nazionale Costruttori ANCE della provincia dell'Aquila ha istituito uno sportello rivolto a imprese associate e soprattutto a cittadini che hanno bisogno di chiarimenti sul superbonus 110%. La stessa associazione, guidata dal presidente Adolfo Cicchetti, ha realizzato un piccolo volume con un vademecum utile al cittadino committente alle prese con l'impegno di un cantiere per dare indicazioni su quella che viene considerata un'opportunità di rilancio dell'economia in un periodo caratterizzato da alla pandemia. Poi un elenco di imprese qualificate disponibili ad effettuare i lavori del super bonus è consultabile sul sito www.ancelaquila.it. Si tratta, si legge in una nota stampa, di imprese che portano come valore aggiunto la garanzia di far parte di un sistema nazionale che conta migliaia di iscritti e che si basa su un codice etico molto rigido a garanzia del committente. L'operazione messa in campo in collaborazione con il sistema bilaterale ANCE, formato da Cassa Edile, Scuola Edile e Comitato per la Sicurezza sul Lavoro, riguarda un territorio dove dopo il terremoto del 2009 insiste quello che viene considerato il cantiere più grande d'Europa. L'iniziativa, si legge ancora nella nota, vuole sensibilizzare sull'utilizzo di una misura del governo senza precedenti che apre le porte ad una nuova fase di rilancio dell'edilizia. I benefici si estendono a tutti i proprietari di immobili che hanno necessità di riqualificare le abitazioni sul piano dei consumi energetici e della sicurezza antisismica, grazie ad incentivi che per la prima volta coprono totalmente i costi. Andiamo ora a Chieti. Sulla situazione del centro di formazione del Ciapi, l'amministrazione comunale è pronta ad affiancare i lavoratori contro la delibera di scioglimento adottata dalla Regione il 15 luglio 2019. La delibera 420 del 15 luglio 2019 della Giunta regionale, nella quale si dà il parere favorevole allo scioglimento del Ciapi, è stata assunta in mancanza di presupposti necessari e sulla base di valutazioni in veritiere, alcune delle quali platealmente e documentalmente errate. In particolare non è vero che è stato rispettato l'articolo 24 dello Statuto Ciapi, che prevede sulla base di accertate situazioni gravi e irreparabili lo scioglimento dell'Associazione Ciapi dopo aver esperito
ogni tentativo di risanamento. È un atto di accusa grave quello del direttore del centro professionale di Chieti, Paolo Cacciagrano, che questa mattina, affiancato dal sindaco Diego Ferrara, ha parlato della grave situazione che vivono i lavoratori. Vicino ai problemi del CIAPI, vicino ai loro dipendenti e l'amministrazione Ferrara ed io in particolare sono sempre vicino a tutti i lavoratori in sofferenza, ovunque essi prestino la loro opera e ovunque lavorino. Per quanto riguarda il CIAPI, è un ente di formazione storica, sono 52 anni che opera sul nostro territorio e ha dato braccia e menti capaci a tantissime industrie del nostro territorio, quindi creando lavoro, creando economia, creando ricchezza. Ed è ingiusto che questi lavoratori, che potrei definire eroici per il loro comportamento e dedizione al lavoro in quanto vengono a prestare il loro servizio anche in difficoltà economiche, vengano lasciate da soli e soprattutto sotto silenzio. È una battaglia che dura da qualche anno, ma noi chiediamo soltanto, niente, noi non andiamo col cappello in mano alla Regione Abruzzo, noi chiediamo il rispetto delle leggi e dei regolamenti che non sono stati assolutamente rispettati, anzi sono stati addirittura stravolti da questo punto di vista. E noi chiediamo innanzitutto la revoca della delibera di scioglimento del CIAPI che è parte da presupposti completamente errati, completamente sbagliati, e quindi di rivedere la valutazione di questo ente nell'ambito di una logica anche regionale e nazionale. La formazione è un punto cardine delle attività, il recovery, l'ultimo programma europeo, uno dei punti importanti, la formazione professionale, e invece l'unico ente pubblico dell'Abruzzo, il CIAPI, praticamente viene totalmente cancellato. Quindi chiediamo di rivedere anche le politiche, la politica della formazione della Regione Abruzzo. E naturalmente questo ente che ha un patrimonio, questo ente che ha una grande professionalità, questo ente che ha formato 40.000 ragazzi fino ad oggi, che poi sono diventati lavoratori della Sevel, della Fameccanica, questo ente che ha fatto formazioni in tutta Italia, che ha fatto formazione all'estero, questo ente che è un brand, un know-how importantissimo e riconosciuto a livello nazionale, non può essere cancellato solo perché la regione non si legge bene le carte. Per regione parlo sia dalla parte, sia dalla parte politica, ma anche dalla parte dirigenziale, perché le responsabilità sono di entrambi, quindi di ristudiare tutta la problematiche del CIAPI in un'ottica di rilancio della formazione professionale d'Abruzzo. Ed eccoci alla pagina sportiva del nostro telegiornale. Parliamo di calcio di Serie B. Il primo arrivo del mercato invernale del Pescara è il ritorno di José Machin in biancazzurro. Il centrocampista riabbraccia il Delfino dopo un anno solare e torna in Abruzzo con la formula del prestito secco. Davanti invece c'è ancora da attendere per il centravanti con Ceravolo, che sembra essere l'indiziato principale al momento per rinforzare la prima linea di Breda. Vediamo il servizio di Jacopo Forcella. Il ritorno di José Machin a Pescara è cosa fatta. Il primo rinforzo del mercato di gennaio del Delfino è di fatto un déjà vu, perché l'intesa raggiunta nelle ultime ore riporta il centrocampista in riva all'Adriatico in prestito secco fino alla fine della stagione, per dare nuovo slancio alla formazione biancazzurra nella rincorsa alla salvezza, che ricomincerà domenica pomeriggio nell'impegno interno contro la Cremonese. L'ufficialità del ritorno di Machin è attesa tra domani e dopodomani al massimo, e la società del presidente Daniele Sebastiani ha avuto la meglio, battendo la concorrenza del Pordenone e di una squadra spagnola. Decisiva la volontà del giocatore, che in Brianza, dopo un avvio incoraggiante, piano piano ha perso posizioni nelle gerarchie di Cristian Brocchi, giocando sempre più a singhiozzo fino alle ultime tre non convocazioni, che sono state un segnale inequivocabile del fatto che il Monza non contava più sul 24enne, che a distanza di un anno solare torna esattamente dove aveva iniziato l'annata 2019-2020. Evidentemente il guineiano deve avere un feeling particolare con la finestra invernale di mercato, perché tendenzialmente è lì che spesso cambia scenario e formazione. È stato così nel 2018, quando il Delfino lo prelevò dalla Roma, è stato così 12 mesi dopo, quando dal biancazzurro abbracciò il Parma in prestito con obbligo di riscatto. Il resto è storia recente, e adesso può tornare in Abruzzo per dare nuova sostanza ad un reparto mediano che conta anche sulla sua fantasia abbinata ad una buona vena realizzativa. Non ci sarà però il diritto di riscatto, ma Cigno torna a Pescara e ci rimarrà fino al termine della stagione, per poi tornare nella società lombarda con la quale ha sottoscritto un contratto
contratto fino al giugno del 2024. Al netto dei problemi in difesa che costringeranno in ogni caso Breda ad inventarsi qualcosa, come ad esempio Valdifiori arretrato di qualche metro, ora il reparto da tenere sotto osservazione dal punto di vista del mercato è quello avanzato, con Fabio Ceravolo che sembra il nome più caldo, ma con ogni probabilità è un discorso questo che sarà ripreso soltanto dopo il match di domenica. Irrealistico infatti che la Cremonese possa liberarsi di una pedina come il centravanti a poche ore da uno scontro diretto proprio al cospetto dell'avversario, che andrebbe a rinforzare dando il via libera alla partenza di Ceravolo. Calano invece le quotazioni di Sebastiano Esposito. Pasquale Marino ha ammesso che il ragazzo dovrebbe tornare presto all'Inter, ma il Venezia avrebbe fatto lo scatto decisivo nella corsa al giovane attaccante, che nonostante la trattativa sembrasse già a buon punto, non dovrebbe però vestirsi di biancoazzurro. Ancora calciomercato in Serie C, sembra ai titoli di coda l'esperienza di Cristian Bonino al Teramo. L'attaccante in prestito dal Pescara dovrebbe essere girato al Monopoli con la stessa formula. Intanto Matteo Piacentini rinnova il contratto con il Diavolo fino al 2022. Sembra durata solo qualche mese l'esperienza di Cristian Bonino al Teramo. Il centravanti che il Diavolo aveva prelevato in prestito dal Pescara ora torna in biancoazzurro, ma per essere immediatamente girato al Monopoli, sempre nel girone C di Serie C. D'altronde il rendimento di Bonino, arrivato con grandi aspettative alla corte di Massimo Paci, non ha soddisfatto e l'attacco rimane il vulnus di una squadra che ha fatto vedere ottime cose dalla mediana in giù, ma che davanti finora ha visto andare a segno soltanto Pinzauti con Potenza e Foggia. Schierato soltanto tre volte dal primo minuto anche per il centravanti ex Juventus Under 23, la gara con la Ternana è stato il punto di svolta non in positivo per la sua stagione in biancorosso. In quella circostanza la chance dal primo minuto non fu sfruttata evidentemente a dovere o non come ci si aspettava. L'inizio aveva visto Bonino dover attendere per cercare la migliore condizione e nell'attesa Paci aveva dovuto fare di necessità virtù, così come per Gerbi, che essendo però un classe 2000 in un'ottica di minutaggio può continuare a rimanere in organico. Per Bonino invece classe 1996 si spalancano le porte del Monopoli. Il ragazzo ha già salutato i compagni e nelle prossime ore arriverà l'ufficialità dell'approdo in biancoverde per la seconda parte dell'anno. D'altronde la squadra di Giuseppe Scienza è in difficoltà in classifica, 16 punti a braccetto col Potenza, non molto distante dalla zona caldissima della graduatoria. Biancoverdi peraltro in profonda trasformazione, che hanno appena salutato Guido Marilungo, che approda la Carrarese insieme all'ex biancorosso Infantino, e avevano necessità di rimpolpare la prima linea, così come gli addi di un ex Teramo come Sales, passato al Catania, e del regista Giorno, che si è accasato all'Alessandria, fanno capire come i gabbiani abbiano intenzione di rivoluzionare un organico che finora non ha soddisfatto le aspettative. Per il Diavolo invece allo stato attuale si aprirebbe uno slot per l'arrivo di un centravanti, ma l'identikit, a meno di cessione a stretto giro, sarà comunque quella consueta: attaccante giovane e di prospettiva che possa portare anche minutaggio da parte della Lega. E questa era l'ultima notizia per questa edizione del TG6. Tutti quanti i servizi che avete visto sono disponibili online sul canale YouTube della nostra emittente, sul sito www.tv6.it. L'informazione tornerà alle 23 con l'edizione della notte. Grazie e una buona serata.